Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla 260esima appuntamento della 26esima dell'ottava stagione. Lo vuoi dire bene te, per favore? Mi sono picciato un po' qua. 26esima dell'ottava stagione, hai detto bene? Esatto. 260esima. Esatto. Ma sei bravissimo, Aldo! No, ma guarda, me lo sono preparato prima, però poi quando parte la diretta, sai, un po' di saliva te sale su. Comunque, sì. Benvenuti a tutti i miei collaboratori di oggi, che sono Verena, Giusy, Felio, Wolfgang e Roberto. Roberto, ciao a tutti. Ciao. Come state? Bene. Allora, qui abbiamo dei promemoria scritti per cui siamo qui, perché siamo qui e ci siamo scritti delle belle pappardelle alla Ungheretti, no? Però, detto così a braccio, perché ci troviamo qua, Wolfgang? Per passare il tempo? No. La nostra è un programma specialmente per malati psichici e per il sociale. Bene, quindi ci apriamo al mondo esterno, no? In poche parole. Però ci divertiamo anche. E questo è il succo. Bravo Ferio, questo volevo sentire. Non solo dovere, ma anche piacere. Siamo qua proprio perché la radio dovrebbe essere una cosa che diverte sia noi che i teleascoltatori a casa. Certo. Poi c'è, non ha scopo, se no. Poi ci sono altre persone che non vengono mai nominate, che scelgono la scaletta della musica. Sì, che lavorano al buio. Grazie a Francesco che fa questo lavoro, anche se ci ascolti. Grazie, ciao, grazie. Francesco, grazie. Possiamo ringraziare anche Ralph. Il nostro Ralph dell'InfoPoint. Anche Ralph, che adesso giusto, ha preso giusto. Il testimone dal venerabile Klaus. Venerabile, ha lasciato il segno. Sì, per fare la scaletta musicale che sentiamo ogni mercoledì. Bene, allora passando proprio allo specifico, oggi come tema parleremo di Lollipop Second Hand Shop. Ospite abbiamo il signor Fletcher Klaus e Silvio, che ci parleranno di questa iniziativa che fa parte del BTZE, che è un laboratorio inserito nel contesto socio-psichiatrico. Allora, adesso è arrivato il momento di leggere un articolo dal nostro magazine. Allora, festa di carnevale. Ricordo quando ero piccola e i miei genitori mi travestivano da Fatina o Biancaneve. Era carnevale, una festa che si trascorreva con i compagni di scuola. Ci si ritrovava sulle passeggiate del Talvera a gettare coriandoli alle diverse maschere che prendevano il sole di febbraio. Poi si mangiavano i crostoli, le frittelle e i krapfen, pieni di cioccolata o di marmellata di albicocca. Mi sono travestita da pagliaccio e da streghetta e ho partecipato a varie feste del rione o feste di carnevale organizzate dalla scuola. Avevo tante amiche che si travestivano da infermiera e amici che si travestivano da Zorro o Harry Potter e cantevamo canzoni a squarciagola per le vie sotto i portici di Bolzano. L'aria festosa era contagiosa ed era facilissimo sognare ad occhi aperti. Si aspettava la primavera e si sognavano i giovanissimi cantanti di Sanremo. Tutto sembrava non avere fine. Poi, un po' più grandicella, sono stata anche a Venezia, a Piazza San Marco, ad assistere alla grande festa del carnevale. Stupendo, veramente molto bello ed artisticamente variopinto. Quest'anno per carnevale sono uscita con i miei nipotini, rispettivamente travestiti in maschera da Harry Potter e da Fatina, sulle passeggiate del Talvera e abbiamo gettato tantissimi coriandoli alle altre mascherine. C'erano tante mascherine di Elsa e Anna, Zorro, cowboy, pagliacci e animaletti vari. Alla sera siamo andati a mangiare una pizzetta tutti insieme. We'll be right back.
Ok, eccoci qui, il momento cruciale della trasmissione, abbiamo un'intervista, intanto ringraziamo i signori Klaus e Silvio di essere qua. Grazie. Benvenuti alla nostra trasmissione e quindi vorremmo capire più chiaramente di cosa si tratta, cos'è questo Lollipop, come nasce, chi siete, prego. Okay, Lollipop fa parte del BTZ di Bolzano, sì. Centro riabilitativo. E abbiamo quattro altri settori, di cui uno, cioè il quinto settore è il second hand shop per vestiti e robe per bambini, secondo mano. Free shop, dice Silvio. Niente, nasce, siamo nati adesso 8 anni fa, abbiamo fatto un anno di sperimentazione, 3 mesi di sperimentazione al 2010 e col 2011 abbiamo iniziato l'attività di negozio e adesso siamo da 8 anni ormai che siamo attivi. Ok. Chiedo scusa ragazzi, mettetevi il microfono un po' meglio perché sennò veramente si sente male e poi ce l'avevate davanti alla faccia. Ti puoi avvicinare un pochino così stai più davanti anche tu? Sì, okay. Io ho perfetto. Bene, quindi da quello che ho capito, il BTZ ha 4 settori precisi, sì. Dove diciamo 5 adesso, con 2 e 5 siamo voi siete nati come esigenza a questi 4 o indipendentemente? Questa è la domanda. Ma direi come non c'entra che cioè siamo il quinto settore. Quinto settore di vendita, diciamo. No, non di vendita, cioè, ogni settore ha la sua attività. Sì. E noi si vedeva che serviva un altro. No, cioè, si liberava il posto vicino al BTZ. C'era un ufficio lì attaccato al BTZ e quelli sono andati via. E noi abbiamo sempre avuto questa idea di un second hand shop, anche perché non è nuova l'idea, cioè esistono già tipo Merano, il Gecko, okay. Oppure altro, siamo andati anche a Innsbruck a informarci, però poi dopo, cioè, avendo questa occasione abbiamo preso quel locale in affitto e okay. Abbiamo aperto questo quinto settore del centro di training professionale. Quindi voi praticamente reclutate vestitini per bambini, da quello che ho capito, no? Silvio, sì, tu che sei. Dimmi. No, ci tengo a precisare prima che non tutti i laboratori sono di vendita. Comunque okay. Vendiamo. Vestiti e accessori per bambini e per donne adulte, prima mam. Ok, e c'è un mercato, c'è via vai, viene gente? Beh, diciamo più che altro il negozio è aperto di mattina e di pomeriggio e invece venerdì è aperto solo mezza giornata e il sabato, la domenica e i festivi è chiuso e normalmente c'è più via vai di gente di pomeriggio rispetto che alla mattina. Ho capito, perché la mattina si lavora. Ma quindi voi date i vestitini a chi ne ha bisogno? Come funziona? No, vengono a comprarci, siamo un negozio, sì, normale. Un negozio gente, normale, ecco. Se perché la gente ce la può portare, sì. Noi li vendiamo in commissione, si dice così. Ok, ok, sull'ordinazione, cioè, diciamo. No, non sull'ordinazione, no. Siamo un negozio di vendita normale, cioè sì. Chiunque può venire da noi, okay. Comprarsi quello che ha bisogno, però c'è anche la possibilità di portarci roba non usata, okay. E noi cerchiamo poi di vendere. Ho capito, quindi chi volesse portare, e qua avete fatto pubblicità in questo? Spero di sì. Cioè, no, adesso siete aperti da 10 anni, avete fatto altre pubblicità, immagino. Sì, certo. Cioè, sì, a Bolzano anche siete conosciuti più o meno? Sì, soprattutto nella nostra zona, alla Slago, siamo conosciuti, ci conoscono anche perché c'è l'asilo vicino. Sì, fortunatamente. No. Ma anche le scuole, no, ci conoscono ben lì, siamo ben un'istituzione, diciamo così, a Slago. No, è molto interessante la cosa perché, insomma, non è facile, no? Avviare un negozio così, però c'è sempre un'organizzazione, sì, sì, dietro, no? Anche perché siamo ben nascosti lì, no? Cioè, sì, infatti, siete un po' imboscati lì sulla curva, no? Sulla curva, sì, è difficile trovarci, sì. Però
ci conoscono e abbiamo ben da fare, arriva certo. La gente ci trova ben lo stesso, no? Certo, certo. Volevo chiedere a Silvio nel dettaglio la tua giornata, quando inizi, aprite il negozio, cosa fate lì? Magazzino, mettete a posto, cosa fate? Beh, da fare c'è sempre un, diciamo tutti i giorni, un piano di pulizia e decidiamo il cambio. Ok, quindi sapete già quello che dovete fare, meno male. E poi sì, c'è quasi sempre da etichettare la roba, poi vengono i clienti a portarla e dobbiamo inserirla. Ok, comunque c'è un prezzo vantaggioso da quello che ho capito. Una cosa che al negozio potrei trovare a 10 euro, da voi la trovo a 7? Certo. Sì, o a 12? Sì, beh, diciamo all'inizio noi proponiamo il prezzo, però è il cliente che decide. Ah, ho capito. Diciamo all'ultima parola il cliente. Ok. Sì. Facciamo pure un po' di pubblicità, Silvio. Noi i prezzi sono stupendi. Cioè, sì, sì. Si prendono vestiti da 2 euro o 3 euro i pantaloni, no? Quindi è certo. Poi è anche nuova firmata questi prezzi. Sì, sì, no? Certo. Ah, sì? È solo per bambini o fate? No, anche per mia mamma. Donna incinta. Mannaggia, a noi ci dice male, Roberto. Scusami, posso chiedere a voi una cosa, visto che sei nell'argomento? Fino a che fascia di età, bambini? Scuola media, fino a scuola media, sì. Quindi fino ai 13 anni. Fino a 13 circa. Anni, sì, sì. Vabbè, te ti ho detto bene. C'ha 12 figli di quell'età lì, comunque. Devo fare un giro. No, ma è molto ma gli altri vengono, quelli degli altri settori, a vedere, a far collaborare? Sì, certo. C'è un via vai, diciamo. Prego, Silvio. Sì, certe volte quando abbiamo bisogno, tipo per esempio per fare il ritiro mensile, perché normalmente quando i clienti portano i vestiti e le scarpe rimangono in negozio 3 mesi e poi allo scadere dei 3 mesi e la roba non venduta devono venirla a riprendere. Sì. Ah, ok. E riguardo alle cose che sono state vendute facciamo 50-50, metà va a loro, metà va al negozio. Quindi quindi l'informazione anche questa è anche vantaggioso, sì. Questo, no? Per chi porta la roba, no? Sì, ricevono il 50% del prezzo concordato prima, no? E quello dobbiamo anche pagare poi, no? Cioè, facciamo, e lì ci dà una mano il settore ufficio, uno degli altri settori, sì. A fare i calcoli, mensili anche, no? Ci danno una mano i ragazzi che lavorano lì, sì. Fanno tipo le robe amministrative, fanno loro. Oppure c'è anche, tutti i settori ci danno una mano, c'è anche, soprattutto, e lì dobbiamo ringraziare il settore tessile, no? Ah, sì. Che ci dà una mano, perché la roba, c'è anche, esiste anche gente che porta la roba e non viene mai più a prenderla. Okay. Oppure dicono no, poi dopo non mi serve più, e questa roba sceglie, c'è il settore tessile, fa una scelta della roba che si può ancora vendere e quella la possiamo vendere a prezzo totale, diciamo così, 100%. Quindi avete nostro. Degli esperti che valutano la merce per oppure lì collaboriamo anche con associazioni tipo la Donne Nisa di cui abbiamo parlato prima, sì. E quella in Romania o quelli di Romania, sì, sì. Che vanno in Romania e a quelli li regaliamo vestiti non. Beh, quindi fate anche volontariato, sì. Fate un'opera buona, insomma, no? Ma questa cosa viene così spontanea, siccome nasce 9-10 anni fa, no? Sì. Giusto? Giusto. Ok, prima il Bettezè aveva questi 4 settori, giusto? Sì, giusto. La cucina, l'ufficio, tessile e la officina, giusto? Giusto. Ok. Tecnico, sì. Tecnico, officina. Ma nel momento in cui nascete voi, nascete perché c'è stato questo flusso di emigrazione, magari perché Bolzano mi viene da dire che è una città abbastanza ricca, no? Quindi bambini poveri ce ne sono pochi, no? Sì, però bisogna dire che non è che viene solo gente povera da noi, cioè vengono anche famiglie di, diciamo,
che stanno bene, no? Che cioè, stanno bene. Benestanti. Benestanti. Benestanti, dai. No, no, non è che anche c'è anche gente povera che ha la questione di prendere vestiti, però c'è anche gente che non ne avrebbe bisogno di. No, ho fatto questa domanda perché è proprio in concomitanza con l'afflusso di immigrati, no? Quindi ho detto magari sì. È un'intuizione mia, no, nasce prima proprio ancora. Prima ancora, sì. Poi avete avuto un'altra intuizione. Okay. Poi molte volte i clienti ci portano proprio della roba nuova di zecca, ancora impacchettata con l'etichetta sopra che non hanno mai messo. Beh. Sì. Beh, siete stati secondo me molto bravi a inventare per i bambini, perché il bambino, diciamo lì quando c'ha 4 anni, poi ce n'ha 5 e il vestitino dei 4 anni già gli era stretto ed è nuovo. Non è un uomo di 30 anni che si mette i pantaloni tutti i giorni, no? E poi sono consumati, no? Quindi è una bella cosa quella che fate. E siete soddisfatti di questo? Avete riscontrato, diciamo, feedback positivi da parte di tutti, certo, sì, certo. Soprattutto dai clienti, no, immagino. C'è venuta una maestra del FIE, sì. È venuta, ci ha ringraziato, ci ha portato una bomboniere, sì. Ha detto grazie a voi, ho deciso di proseguire un altro anno, di stare a casa, perché me lo posso permettere, visto che voi vendete roba così a buon mercato. Posso permettermi di stare a casa un altro anno ancora. Ci ha ringraziato, bellissimo questo. Bello, sì, no, no, ma fate sicuramente un'iniziativa molto molto buona. Avete centrato un po' l'obiettivo. Sì, quello è l'obiettivo, no? di non altro consumismo, cioè contrastare il consumismo, esatto. Di buttare via la roba, anche questo è l'obiettivo. Questo sì. Anche, sì. Perché a primo acchito, no? Detta così, a Chito, vabbè, a Roma vuol dire a prima impressione, mi viene da dire è un facsimile della Caritas, no? Ma non è così. No, non è così. Non è così, perché voi siete un negozio quasi no profit, ecco. Ma questo è certo, no profit, no. Altro che profit. No, no. No profit, direi, no, visto no, i prezzi, no, contenutissimi. No, profit eccetera. Non lo facciamo per niente. No, no. Anzi. Comunque no, è un'altra cosa che la Caritas, perché c'è una win-win situazione, si dice, no? Cioè, che noi c'è la gente che ci porta la roba, guarda, cioè, non li butta via e guadagna anche 50%, potrebbero anche regalarli certo. Sorella, nipote. Però niente, loro li portano, guadagnano 50%, noi la vendiamo. Sì. Guadagniamo anche noi 50%, sì, eppure sì. Facciamo soprattutto, è quello lo scopo principale, sempre quello, no, di fare training, perché il training soprattutto per questo. I nostri ragazzi è quello il contatto col pubblico, contatto, no? La socializzazione, anche la concentrazione, questo è lo scopo principale del, certo. Ecco, allora, anche il nostro, no? Allora io direi grazie Klaus che hai introdotto l'argomento per il secondo step, perché adesso abbiamo detto bene o male come funziona, chi può venire, come vendete eccetera eccetera, però il fulcro proprio di questa cosa qui è, diciamo, l'opportunità che date a questi ragazzi di potersi confrontare con un mondo del lavoro vero che si tocca, no? Perché nel momento in cui entra un cliente, allora lì la persona deve essere gentile, attento, premuroso, eccetera, eccetera. Ma questo lo farei raccontare nei dettagli, sì. Dopo. Silvia. Poi molte volte succede anche, sì. Che noi dipendenti stessi del BTZ e anche i tirocinanti che vengono, succede bene che prendiamo della roba da vestire per noi o per dei nostri parenti, certo, sì. Se è come se il salumiere, anche io stesso ben preso scarpe, pantaloni, sì. Ma anche il salumiere si porta a casa il prosciutto, però non è quello il problema, è che dopo adesso andrei con la Velena, che canzone c'è adesso? Ascoltiamo WhatsApp di Non Blonde, va bene, e dopo passiamo al secondo appuntamento. Saluto la telecamera. Allora riprendiamo il secondo step dell'intervista. Ci eravamo lasciati col dire che la cosa importante di tutto poi alla fine è il training che fanno questi ragazzi, e qui abbiamo la testimonianza di Silvio, per esempio. Quanto tempo è? Parlaci di
Ecco, quanto tempo è che sei lì, cosa hai visto da quando sei lì, cosa è cambiato da quando fai questa attività? Prego. Beh, sono lì dallo scorso marzo e mi sto trovando bene, è un lavoro tranquillo e mi è servito per imparare a inserirmi nel mondo del lavoro e ho anche conosciuto molte persone. Sì, c'è un contatto umano di più di prima facendo questa attività. Cioè conosci più gente, diciamo. Sì, sì. Prima mi dicevi delle clientele un po' difficili, come ti arrangi lì? Che fai lì? Quando ti capita uno che viene per perdere tempo, tipo, cosa? Che non è preciso in quello che vuole comprare e ti fa mille domande, che fai? Cominci a perdere la pazienza o gli dai tutte le informazioni necessarie con calma? Come agisci con clienti difficili? No, beh, gli do tutte le informazioni con calma, magari certe volte succede che alzo un po' la voce perché magari certi clienti prendono la roba, la stropicciano, la buttano per terra e non la rimettono al suo posto. Sono maleducati, sì. Allora sì, allora hai ragione, magari. Però sì, abbiamo ben scritto apposta un annuncio, un biglietto con su scritto si prega di rimettere i vestiti al loro posto dopo che si sono provati. Sì. Questo. No, ma allora ha un vantaggio la cosa di provare le cose, non toccare, no? Quando c'è sempre un commesso dietro che ti viene indietro, cosa vuole? Uno si sente poco agio, no? A provare le cose. Non so se vi è capitato mai di andare in un negozio dove c'è un commesso che sta sempre lì vicino a voi e magari sembra che vi dà una mano, invece a me personalmente mi mette più ansia, mi trovo più a mio agio lì nei negozi dove posso prendere un pantalone e poi lo metto a posto. Perché tanto se no i commessi cosa che fanno? Lo facciamo anche. Sì, ma almeno basta piegarlo, non è che puoi stropicciare. Ma infatti hai ragione, Silvio. Cioè io sono proprio un cliente maleducato, mi dispiace. Colpa mia. No, ma no, bisogna anche avere, cioè, dimostrare lì la pazienza, no? Con i clienti come te, se entrano come. No, cioè, abbiamo avuto questi tipo di clienti, no? Dove chiaramente bisogna dire che sono maleducati, però no, l'arte del commesso è quello di stare, tenere la calma, tenere sempre la contenance, no? E non di risponderlo subito male, no? Cioè, questo è la cosa che impariamo anche in questo negozio, no? Con la gente un po' più ma certo, il cliente ha sempre ragione. Il cliente da noi ha sempre ragione. Anche se ha torto. Anche se non esiste. Non esiste. Quindi dai, ti fa bene stare lì perché c'è contatto con le persone, sei dietro ai lavori anche di. Hai detto prima di. Etichettate anche, no? Sì, sì. Etichettate, mettete a posto il magazzino. No, è buona sta cosa. Sì. Ma come hai fatto ad arrivare lì? Così? Hai letto l'articolo? Come sei arrivato lì? Beh, per arrivare lì ci sono tendenzialmente due modi, o tramite facendo i tirocini con le scuole superiori o università o se no tramite gli assistenti sociali. Ok, gli assistenti sociali. Sì. Che, ok. E tu sei arrivato lì da marzo, hai detto? Sì, da marzo dell'anno scorso. Ah, quindi già un anno e passa che sei lì. Forse si potrebbe spiegare che il set c'è il margine di 2 anni. Di presenza, se si può stare 2 anni dal 27, dopo un mese di prova, si arriva con un mese di prova, sempre siamo in contatto col CSM, l'assistente sociale, si propone a te o agli altri utenti, propone l'assistente sociale di visitare il 27, si fa un mese di prova,
si può scegliere il settore, non è che vieni per forza, tutti vengono al second hand job, okay, Lollipop, ma possono scegliere il settore e poi dopo un mese si parte col training vero e proprio, no? Okay. Dura poi 2 anni e dopo 2 anni lo scopo sarebbe quello di trovare un posto di lavoro, okay, fuori dal negozio. Quindi 2 anni finiti c'è la lista d'attesa, entra altra gente o si può rinnovare altri 2 anni? No, no, non no, si, basta, cioè, non, esiste la, ci sono ben quelli che hanno fatto il secondo round, diciamo così, okay, okay, però di solito non è così, che dopo sì, 2 anni è chiuso e finito, sì. Quindi fra un anno Silvio dovrebbe trovarsi il lavoro, giusto? Sì, sì, sì. Sei intenzionato a trovartelo un altro lavoro? Sì, sì, sì. Ottimo. Ti ha dato sicurezza sto lavoro, insomma, questa attività ti dà sicurezza, ti dà più grinta, no? Sì, sì. Ecco, ottimo. E ti dà pure uno stipendio? Sì, sì. A proposito, te pagano. Mm-hmm. Oh, allora, mentre sì, in molti tirocini che si fanno non ti pagano neanche. E quindi dai, c'è anche la parte economica che è un incentivo non differente, no? Mm-hmm. Sì. Vuol dire che non è molto alta, c'è un sussidio più che altro, questo qua che è previsto dalla provincia, no? Cioè paga sì, la provincia e sono Taschengeld. Taschengeld, sì, sì, yeah, giusto. No. Non è che ci sono anche. Ci sono anche delle ferie, oppure cioè come un posto di un lavoro normale, sì, cerchiamo sì, di essere, non c'è, con le ferie, con la malattia pagata, tutto quanto. Quante ore a settimana? Le ore, questo ore sono, dipende, cioè attualmente si inizia all'inizio con 4 ore la mattina, uh-huh, e si può aumentare l'orario fino a 7 ore, mi sembra, 7 ore al giorno. Silvio, tu sei arrivato con la pausa, sì, con la pausa, sei, certo, sì, sei arrivato direttamente a questo settore? Sei arrivato direttamente a questo settore o prima hai fatto un altro settore? No, allora io all'inizio ero interessato a fare il settore della cucina, ma poi siccome non c'era posto, perché non in tutti i settori ci può essere posto, ho scelto questo, sì, negozio. Però dai, se tornassi indietro lo sceglierai comunque di nuovo, sì, è anche un lavoro più pulito da cucina, anche se in cucina magari impari qualcos'altro, ma no, perché in cucina era, diciamo, un po' più stressante e pericoloso, dovevi fare tipo più ore rispetto al negozio. Certo, certo. È un'altra tipologia di lavoro, no? E nel quartiere, come vi siete installati, sì, con tutte le bietezzeve? Sì. Conoscono tutti lì, no? Penso che nel frattempo ci conoscono nel quartiere, sì. Sì, anche perché siamo in questo quartiere, sono pochi negozi, sono tutti morti, diciamo così, perché tutti i negozi dell'Aslago sono... ce n'è uno... due negozi, poi c'è due bar lì, però finito, poi non c'è vita in questo quartiere e soffrono di quello, no? Cioè perché mancano queste istituzioni come negozi, bar, quartiere, certo, no? Perciò penso che facciamo anche da quel punto di vista un lavoro per il quartiere. Per la comunità, sì, diciamo, certo. Sì, ho anche conosciuto... alcune persone di quella zona che all'inizio magari quando entravano la prima volta che non le conoscevo dicevo salve, e dopo quando ci eravamo rivisti in negozio o anche per strada ci dicevamo ciao e parlavamo un po'. Vedi, se conosce la gente così è alla fine. No, è bella l'iniziativa, complimenti, cioè cosa vuol
dovresti aggiungere ancora? Cos'è che dovreste migliorare secondo te? Che si potrebbe migliorare? In che senso migliorare? No, nel senso c'è qualcosa nel che... Nel mondo deve che, migliorare. Vabbè, quello, quello guarda. No, qualcosa che magari dici, ma qua potremmo fare in più, potremmo cambiare questo, o va bene così? No, noi abbiamo un po' di quello, il nostro problema, adesso c'è l'unico Silvio che collabora con me in negozio, ci manca un po' la... cioè, abbiamo un po' un problema con col reclutamento, che ti possono accedere, anche se c'è, è un po' una cosa politica che non vorrei neanche più entrare okay. in approfondire, perché non me ne intendo, so che ci sono, cioè, sarebbe lista d'attesa, però è difficile entrare per motivi politici, burocratici sì, questo sì, sì. È, e quello potrebbe migliorare, sì, e speriamo che migliori questo qua. Ma nella tua esperienza personale, hai visto ragazzi che dopo sto training su 10, magari 3 hanno trovato un lavoro? Certo, sì, certo, c'è sì, questa sì. speranza, sì, 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 ottimo, certo. ottimo, perché sai, la gente è un po' scettica, no? Dicono, tanto gli fanno fa questo, gli fanno fa quello, invece ci sono delle realtà. E anche se non trovano proprio il lavoro, non è, non certo, è solo quello, no? Certo. Anche la, se li vedo contenti, sereni certo. E forti di personalità, anche questo è già un successo. È già un successo, no? Certo. Certo. No. Qua abbiamo un esempio, sì, sì. Grande Wolfgang. Vuoi dire qualcosa tu che sei stato anni? Dici, dacci la tua esperienza, no? Ma io, dai, riportaci qualcosa. Sì, io ero giù al PTZ con Klaus nel 98 fino al 2001, no? È stata un'esperienza molto, molto positiva, perché siccome lì sono venute fuori i primi computer, internet e quelle robe lì, praticamente le basi le ho imparate lì, no? C'erano cose che servono sempre sul lavoro. Perché hai lavorato nel settore ufficio te, no? Sì. Ah. Questo però... tempo non esisteva ancora second hand job, no? Lord Wolfgang ha lavorato nell'ufficio e era uno dei primi che ha lavorato nell'ufficio, no? Sì, prima mi sembra che in quella struttura, cioè, bravo. Okay. In quella struttura ci fosse una farmacia, uno studio medico. Sì, sì. Ah. In quella struttura dove siamo adesso, locati sì. noi come, come second hand job. Ah, okay, ok, ok. Quando poi è andato via all'ufficio, abbiamo preso noi. Avete preso voi, sì, avete formato sì, questo sì, negozio. Sì, sì. No, però sono ben collegati tramite il seminterrato. Okay. Andate tutti in mensa a mangiare, no? Sì, sì. Ok. E quindi alla fine a pranzo siete tutti una famiglia, no? Giusto, giusto, si mangia anche molto bene. Si mangia sì. meglio di noi di sicuro. Potrebbe essere un'idea quando state a quelle parti, aperto anche agli esterni. Non proprio agli esterni, ci sono, abbiamo degli ospiti che no. ogni tanto vengono a trovarci, però sì, non abbiamo, come si dice... sì, non avete, diciamo, nella mensa, no? Sì, sì. Bisogna avere, non so, anche delle autorizzazioni sanitarie, forse. Sì, sì. Non abbiamo la licenza. Licenza, giusto, grazie. Da fare la mensa. Sì, sempre cose burocratiche. Sempre, no? Sempre quella, che ci frega, porca. Sempre quella, bravo Wolfgang. No. Ma io direi che per me. Una domanda a Wolfgang, visto che appunto sei stato insomma, qualche anno lì, anche se proprio. Agli albori, insomma, direi, rispetto sì. alle annate, insomma, cosa ti sei portato a casa come non solo come esperienza, ma anche proprio come relazioni umane che hai imparato lì dentro? C'è qualcosa che ti è rimasto dentro dopo quel sì. che è passato lì e che ancora quando ci pensi? No. Sì, è un posto accogliente, non è come certi posti di lavoro dove proprio tutto ghiacciato e freddo, sì. clac clac clac, come sotto il militare, no? Beh, lì è proprio l'estremo, esatto. E ti è servita come esperienza poi per arrivare a degli altri obiettivi una volta che sei uscito da lì? Sì. Ti è servita, vedi? Questo è, alla fine è questo, no? Sì, l'obiettivo è, diciamo, sempre ben quello di trovare il lavoro, ognuno ha l'idea, però se riesci anche a tirar fuori qualcosa personale per
arricchire la tua personalità, anche quello è già un successo, diciamo così, no? Esatto. Ma hai toccato, guarda Klaus, scusate, te l'ho detto, ma siamo coetanei, no, sei più giovane. Ecco, comunque dai, no, la cosa è, adesso è disastrosa partita, comunque la cosa, ecco cosa volevo dire, che sì, la persona si porta, si rafforza l'anima, rafforza le proprie convinzioni, e a volte ecco questo volevo dire, per noi esterni al problema del soggetto, la nostra equazione è 1+1, lavora? Sì, bene, sta bene. E a volte tanti lavoratori stanno molto peggio di chi non lavora, se dentro interiormente è centrato, no? Quindi se queste cose ti fanno stare meglio, ti fanno essere più sicuro di te, più in relazione col mondo, poi il lavoro sì, è importante per la sopravvivenza, ma è secondario, no? Penso anch'io. Ma insomma, una cosa vorrei dire, una cosa che praticamente nel PTZ c'era già all'inizio, me l'ha detto anche, ho sentito anche altre persone parlare di quella cosa, c'è molta solidarietà tra i pazienti e gli educatori. Educatori, sì. Bello. Sì, questa è la nostra filosofia, grazie Wolfgang che lo sta dicendo, perché è proprio quello che vogliamo creare, no? Cioè, noi c'è, anche, a volte c'è anche Silvio che mi comanda nel negozio, non è che dà consigli. Bella questa puntualizzazione, sì. Io non comando, io do consigli. No, è vero quello che hai detto, perché anch'io ho respirato quest'aria qui quando sono venuto una volta al BTZ, c'è proprio uno scambio sincero. Sì, dovrebbe essere, cioè noi cerchiamo di creare questa atmosfera, non sempre forse funziona, però è ben nostro, è ben, questo è il nostro obiettivo, diciamo, auf Augenhöhe si dice in tedesco, no? Non so come. Sì, sì, andare di pari passo. Sullo stesso livello. Sì, sì. Allora siamo tutti invitati. Eguagliare, sì, giusto. Siamo tutti invitati a questo negozio, mi raccomando, Giussi, c'hai i nipotini? Vai a comprare qualcosa. Sono grandi i miei nipoti. Klaus, Silvio, io secondo me abbiamo parlato un po' di tutto, se c'è qualcosa che volete aggiungere, venite, questo è un momento giù. Allora, veniamo a trovarci. Aperto da lunedì a la mattina. Bravo. Lunedì e venerdì sempre la mattina fino al mezzogiorno, e poi venerdì pomeriggio è chiuso, se no fino alle 4:30, quell'orario è un po' strano, per quello state un po' attenti all'orario, che non è un orario normale di un negozio, questo è, a volte sta fregando la gente, no? Cioè, basta andare in internet sicuramente, troviamo in tutte le informazioni, anche la pagina, no? Facebook, cioè, quella, anche se non è sempre aggiornata, adesso anche quello è un lancio verso il settore ufficio di. Dai ragazzi, su Bene, allora grazie di nuovo a Klaus e Silvio.